Buongiorno, bentrovati. Siamo ancora un po' carichi per l'euforia di ieri del rotondo 4-0, ma è il momento, Ezio, di valutare Sì, singolarmente. non prima di aver augurato un buon sabato a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Esattamente. Partiamo da Szczesny. Guarda, partiamo da Szczęsny. Szczęsny, voto 6,5. La motivazione è che è stato chiamato in causa sostanzialmente solo un paio di volte, di cui una seriamente, nel primo tempo, con un'uscita assolutamente perfetta. La seconda volta è stato un tiro estremamente telefonato, di quelli che fanno fare belle figure ai portieri, ma a difficoltà zero. Del resto, un portiere di una Juventus che sia Juventus, è normale che sia impegnato pochissime volte, ma in Certo, quelle rare volte deve deve farsi esserci. trovare pronto, indipendentemente dal fatto che l'Empoli, dopo il primo vantaggio bianconero, abbia preso campo soprattutto per gentile concessione di Madama, ricaduta nell'antico vizietto allegrumeno di abbassarsi un po' troppo e quindi ricadere in tante insicurezze che hanno concesso alla squadra toscana una decina di tiri in porta. Io a Szczęsny mi associo, do 6,5 anch'io, totalmente d'accordo con quello che dici. Do un 6 pieno a Cuadrado, che non è più il Cuadrado di un tempo, però qualche cosa di buono lo fa sempre alla fine. Ha perso qualche pallone, ha appoggiato qualcosa di non troppo preciso, ma un 6 secondo me lo merita. Guarda, dalla parte di Cuadrado e invero anche di McKennie si sono sviluppate le azioni più insidiose della squadra di Paolo Zanetti. A Cuadrado è apparso anche lui in crescita fisica e anche di nuovo discretamente bustrofedico. Io do 6 perché? Perché da una parte in fase difensiva ha perso un paio di palloni discretamente sanguinosi, mentre in fase offensiva ha proposto un paio di soluzioni al contrario molto velenose per la difesa empolese. Quindi le Ci due sta, cose ci sta. si bilanciano e quindi 6. Rugani? Guarda, Rugani do 6, non ha, questa era la classica partita al livello che compete a Rugani. Nessun strafalcione particolare, niente di eclatante da tramandare ai posteri, va bene così, tanto Rugani nei secoli dei secoli noi lo ricorderemo per una cosa sola, che è stato il primo giocatore a procurare un rigore Esattamente. concesso dal VAR. A Rugani do anch'io 6, mi sento di dargli 6. Stasera non ha, era giustamente una partita alla sua portata. Alexandro non, valutabile, non Non lo classifichi. valutabile, cioè veramente non valutabile. Se io non me la sento di dare un voto ad Alessandro, anche se per quello che vale il piglio, l'atteggiamento, l'espressione, cioè, l'ho visto, sai che io sono appassionato di cinesi, che quindi sono molto Sì. attento, e l'ho visto comunque sul pezzo, anche se non è stato chiamato a fare praticamente nulla. Bonucci, Bonucci, Bonucci. 6. Infatti, cioè, le prestazioni individuali della difesa non sono No, deficitarie, assolutamente. l'organizzazione della stessa, i movimenti che anche per i tanti cambi che questa difesa ha avuto fino a questo momento non sono minimamente consolidati e perfezionati, perché i rischi che abbiamo corso non sono stati ascrivibili a pecche individuali, ma a pecche di squadra. Anch'io do un 6 a Bonucci, 6 pieno, non mi entusiasma più, comunque il suo l'ha fatto. A Danilo do un 6,5, perché comunque stasera forse ha dimostrato nella complessità della prestazione di squadra in sé comunque di esserci nel momento in cui c'era bisogno. Malinconia Danilo, il Giusto. brasiliano Sì, vabbè, triste. ma alzano un po' sempre la saudade, no? Sì, Sai, la guarda, per saudade, me è 6. Fatangi, Ange Pazzange, 6 e mezzo anche per me. Sì, mi è piaciuta di Danilo
Mi è piaciuto, ha fatto una bella diagonale, ha fatto un bel recupero difensivo, attento, nulla da imputargli particolarmente, insomma 6,5. Poi è anche vero, per carità, così com'è non ci si lascia particolarmente influenzare dalle vittorie, dai risultati, però è stata veramente una partita in cui senza esaltazioni particolari, perché proprio non sarebbe il caso, diciamo che per tutta una serie di motivi, no? Dall'impegno al carattere, a quanto abbiamo già detto nell'analisi precedente, non vedo, a parte uno, non vedo giocatori sufficienti questa No, sera. infatti, era bio. Rabiot 7,5. Rabiot è stato fisicamente dominante questa sera. Io direi in assoluto il miglior centrocampista che è stato proposto contro la squadra toscana. Mi sono piaciuti alcuni suoi strappi. Ha fatto una partita molto, molto diligente, molto attenta, in qualche momento anche imperiosa. Sai perché? Io l'ho visto, ho visto che Rabiot un giocatore più sereno, perché il clima intorno a lui Sì, si un po' è, diverso. ecco, svelenito, probabilmente non essendogli più così ostile, lo rinfranca anche, perché è la mente che comanda il corpo, lo ha rasserenato, e quindi probabilmente gioca anche più tranquillo e sta dando il meglio di sé in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione in bianconero, ma Ma non è detto del tutto, non è detto neanche del tutto per non è Bonucci. detta Io l'ultima parola. Poi Rabiot mi associo, do 7,5. due gol per un Certo, centrocampista, beh, no, verità. giustificano 7,5. Associo e dico, era Rabiot che aspettavamo tanto e che credevamo, abbiamo creduto fosse Rabiot, probabilmente sì, meglio tardi che mai. McKennie io do un 7. Beh, ha segnato, ci si aspetta a volte di più, a volte di meno, è un po' altalenante, ma quest'oggi c'è stato. Bombolotto McKennie, come al solito, ha fatto una partita da cimabue, cioè fai una cosa e ne sbagli due. Però E stasera glielo sei. gli dei 6. Vabbè, Paredes che ha sostituito McKennie. Guarda, sono indeciso però ha fatto un lancio, un paio di cosine che lo sollevano dal limbo del non giudicabile, del senza voto, quindi gli do un 6, già solo per il fatto che comunque ha consentito a Locatelli di spostarsi in una posizione di interno destro, che lo ha sollevato da compiti di schermo, di interdizione, di filtro. Do un 5,5, per me non resta non brillantissimo. Locatelli. Locatelli stasera io do, visto che il 6 più più non esiste, era una cosa tra 6 più e 6 e mezzo. Diciamo, siamo buoni questa sera, siamo anche onesti intellettualmente, perché così come molte volte l'ho criticato anche aspramente, questa sera Locatelli ha fatto una buona partita, ma non in regia, non da play basso, da schermo difensivo, da interditore. Si è posto molto bene, a parte quel momento non felice di squadra dopo l'1-0, si è posto bene nell'intercettare i passaggi della squadra avversaria, o comunque di chiuderne le linee. È stato anche, rispetto ad un passato recentissimo, più pulito negli interventi e più preciso negli appoggi. Io penso che 6,5 di stasera non sia immeritato. Io a Locatelli do un 6, meno bernardeschiano del solito, più conscio di quella che è la sua posizione. Giustamente, qualche appoggio, buona la fase di interdizione. Kostic. Kostic, trottolino operoso, Sì.
Tortolino peroso questa sera 6,5. È stato molto più presente in partita, ha fatto cose. Da lui cioè non devi chiedere, non è il giocatore al quale chiedere genialate, devi chiedergli cose semplici e questa sera le cose semplici le ha fatte, peraltro confezionando, vado sempre a memoria, mi pare il quarto assist, e sarebbero potuti essere 5 se il VAR non avesse giustamente La annullato quel gol licea in fuorigioco di di Che. Però al nostro Trottolino Peroso questa sera, dai, 6,5, ci Acostic, sta anche sì. per lui, perché ho visto anche lui fisicamente Più a posto. più tonico. Ma io a Kostic do 6 perché fa il suo, giustamente non gli si devono chiedere cose che non riesce a fare, quindi ha fatto il suo. E poi è entrato Ilic dell'Amiens Junior, Lione, l'ex Chelsea, si è segnalato esattamente. per un paio di sgroppate sulla fascia sinistra, una palla insomma normale, rimessa al centro per il giocatore a rimorchio, diamogli 6, Sì, dai. dai, ci sta. Beh, a Ken io do un 7 di incoraggiamento, ha fatto una bellissima partita, continui così nella sua posizione perché poi c'è da discutere, però un 7 pieno se lo merita. Tu sarai un po' più alto, immagino. No, io gli do un 7 meno. Mi è piaciuto di Ken il cipiglio, mi è piaciuta l'applicazione, la cattiveria, mi è piaciuto l'essere presente in partita, un po' a tutto campo. Ha E, giocato bene. ha fatto, insomma, si è inserito bene in occasione del vantaggio bianconero. Si è mangiato un'occasione sesquipedale di testa che probabilmente avrebbe anche orientato ancora diversamente il corso della prima frazione. E Ken, però, come ho sempre detto, impiegato non sulle fasce, è un giocatore diverso, un giocatore che può avere una sua utilità. Forse certamente non un giocatore che vale 38 milioni L'anno. del suo cartellino, ma in una rosa d'attacco che in certe partite faccia rifiatare taluni e lo faccia giocare, non vedo perché, se mantiene la costanza in questo livello di prestazioni e di modo di proporsi. Perché a Ken sono state anche sempre imputate manchevolezze di tipo comportamentale, no? Non vedo Grande, perché come grande. attaccante di complemento non possa starci. Miretti? Beh, c'è poco Miretti, da dire non c'è molto da stasera. dire, ha portato un momento di vivacità, è entrato alla fine come trequartista o seconda punta in appoggio a Milik, ha fatto una bella giocata in area, qualcosina ha sbagliato, però a Miretti io do 6 meno, dai. Sì, io Miretti do un 6, difficilmente valutabile perché la partita era già scritta. A Vlahovic do un 5 al 6 perché poco presente, non mi è sembrato incisivo, sempre grande impegno, grande tenacia, ma non riesco a valutarlo diversamente questa sera, non mi sembra abbia fatto la differenza. Per me l'unico è sufficiente questa sera, perché se è vero che, come è vero, che mentalmente è sempre stato in partita, l'impressione che ha dato è di esserne fuori per larghissimi tratti. Poi, anche lì, non ha avuto occasioni di tiro, sostanzialmente ha sempre giocato con la faccia alla porta Juventina e non alla porta difesa da vicario, e quindi per certi versi uno potrebbe anche assolverlo, però non l'ho visto, pur nell'impegno, pur nell'applicazione mentale,
così pugnace e perfino un momento arrendevole nel lasciarsi rubare la scena da punta centrale da Moise Kean. Milik per sbagliare un gol così 5. Milik, sì, Qualche non avevo. insufficiente c'è, Sì, qualche insufficiente c'è. Milik, sì non c'è. facevo io quel gol lì davanti. Bravo, bravo. No, Il che è tutto dire. diciamo 5 anche a Milik, sì. Paradossale che le due punte sostanzialmente titolari Sono quelle che sono andate sono peggio. quelle che sono andate peggio. Prestazioni di squadra io do un 6 al 7 stasera, no? Sono Posizione di generoso. squadra. 6 e mezzo, però 6 e mezzo corposo, non 6 e mezzo stiracchiato. E anche perché parlavamo delle punte, è pur vero, Massimo, di 4 gol tra contropiedi e 2 sono arrivati da palla inattiva. In termini di azione manovrata, segniamo ancora poco, Sì, creiamo vero? poco e segniamo poco. Su Allegri non ti chiedo nulla perché so che non hai valutazione, però adesso sarà di concerto. Quindi con il nuovo, come si chiama? Io Responsabile do un 7 a Paolo Bianco allenatore. per il lavoro Vabbè, certo. che sta facendo, che tra l'altro ritengo veramente molto faticoso e difficile, perché si tratta di dover lottare con l'anima di una squadra, di essere lacerato tra due anime, quella di una squadra che sappiamo perché lo sappiamo. Non lo Sì, stiamo sono supponendo, due che vorrebbe antitesi. giocare in un certo modo e l'anima di un preposto alla conduzione tecnica che vorrebbe farla giocare in un altro. In questo momento, ecco, siamo un po' a metà del guado, più dalla parte di Paolo Bianco, dove si sono viste le cose belle, le cose meno simpatiche sono invece di chiara matrice allegrumena. E io spero che alla fine trionfi totalmente l'anima dell'ex Sassuolo e che quindi prima o dopo si riesca a vedere una Juve giocare a calcio, perché comunque, io lo sottolineo, a livello di Banana League, con tutti i titolarissimi, la Juve se la giocherebbe con chiunque. Chiaro che mancando le cosiddette stelle o stelline, è comunque assolutamente all'altezza di potersi giocare le prime quattro posizioni. Tutto questo detto, non sono cancellati i problemi di carattere che a pioggia dei vertici della società al bordo del campo a tutt'oggi sussistono. Però un conto è avere problemi e portare avanti le cose con dignità, un conto era quella vergogna assoluta nella quale eravamo sprofondati. Comunque io ad Allegri stasera do un 6. Te non lo chiedo perché normalmente. Allegri chi? Ma ok, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto. Grazie a tutti. Aug!